Alisa non può fare tutto, fa già molto. Si tratta di precisare che le attività di programmazione non sono in capo ad Alisa, sono in capo al Consiglio regionale, ci rimangono, questa è la norma, la legge nazionale che lo dice, sarebbe bene che anche atti di programmazione come questo, il piano sociosanitario sotto questo profilo, fossero indiscutibili, perché altrimenti rischieremmo di ingenerare un vero e proprio mostro non gestionale, giuridico, perché in capo allo stesso soggetto si farebbe la programmazione, la verifica, il controllo, le gare, i contratti. Ora, è il più gigantesco conflitto di interessi di tutti i tempi, no, di tutti i tempi no, perché ce n'era uno più grande, diciamo, però. E voi credo che lo conosciate bene, ma sicuramente non si è mai visto in Liguria un soggetto che fa il controllore e il controllato, che almeno la programmazione, che è il compito che spetta al Consiglio, non venga attribuito anche ad Alisa. Alisa, come dire, svolgerà il suo ruolo e la sua funzione a valle della programmazione che spetta rigorosamente a quest'Aula, e credo che orgogliosamente quest'Aula debba rivendicarlo per sé.